Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 159, Mio Podcasting, ciao, contratto segreto, solving the equations. Ecco, è proprio di questo che andremo a parlare in questa rapida bloggata audio, questo podcast. Il link, come al solito, per espandere la mia bloggata, che proviene dal blog Mio Radar, contratto segreto, solving the equation, lo trovate in descrizione. Dunque, in questo podcast proveremo a parlare di fatti e di una loro possibile interpretazione logica alla luce della circostanza che se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Quindi cercheremo di associare a una serie di opinioni una serie di fatti per andare a costruire all'interno delle incognite che nel podcast, due podcast precedenti, si era già parlato delle incognite osservate nell'Odalup sul contratto segreto, quindi una serie di opinioni a riguardo sulle relative incognite, se è possibile utilizzare internet come un database management system per trovare fatti che possano sostenere queste opinioni, quindi evidenze. Dunque, la prima condizione si era detto che serviva alla convinzione nel febbraio 2020 che fosse utile trasformare una minaccia incombente in un'opportunità straordinaria. Ecco, è difficile da dimostrare penalmente senza intercettazioni ambientali oppure senza rivelazioni di gole profonde. La convinzione del febbraio 2020 che fosse utile trasformare una minaccia incombente in un'opportunità straordinaria per tagliare sui costi prospettici del welfare state. Invece veramente banale da dimostrare politicamente e anche storicamente, essendo appunto l'attività di governo la trasformazione di minacce in opportunità, che però, ecco, le opportunità trasformate tramite l'attività di governo in opportunità, ecco, non dovrebbero essere negative per il popolo italiano, mentre lo sono state. Quindi la prima opinione su serve la convinzione nel febbraio 2020 che fosse utile trasformare una minaccia incombente in un'opportunità straordinaria, non si hanno links al riguardo, perlomeno io non ne ho trovati, però storicamente e politicamente è facile dimostrare, si vada a ascoltare il podcast precedente. Seconda opinione, opinione, condizione in relazione alle equazioni, le incognite, ecco, chiamiamo le incognite che vanno risolte. Serve un avvocato esperto di penale per polverizzare la responsabilità penale personale in più atti diversi compiuti da persone diverse, per rendere più complicato possibili inquirenti la dimostrazione della colpa e della premeditazione. Ecco, a mio avviso la persona più sospetta è indubbiamente l'ex ministro Lamorgese, perché è un avvocato e esperto di diritto penale, vicino al PD e al Movimento 5 Stelle, tanto da essere stata nominata ministro dell'interno. Non ha mai chiuso Schengen, causando un'epidemia da contagi di ritorno nel 2020. Non risulta che si oppose, perlomeno io non ho trovato dati in internet, circa un'eventuale opposizione della Lamorgese alla scellerata decisione di Di Maio di dar via le mascherine. All'epoca in Italia non era un paese produttore di DP. Sempre la Lamorgese permise la fuga di italiani infetti per due volte, diciamo infetti o potenzialmente infetti, quindi asintomatici e pauci sintomatici, dal nord verso il centro-sud in prima ondata Covid, mentre al centro-sud Italia all'epoca ancora non si avevano contagi. Non ha mai bloccato gli sbarchi di immigrati clandestini, nonostante nel mondo vi fosse un contesto di pandemia. Il CIOS, ecco, a mio avviso sta sotto il Ministero degli Interni,
escludendo le persone con 512 bytes di memoria di lungo periodo, direi che ce li dovremmo ricordare tutti i coglioni no virus, no mascherina, che emersero nell'autunno-inverno 2020 durante il governo Conte 2. Sedicenti no virus, no mascherina, erano tutti ex generali, ex medici militari, e in autunno-inverno 2020 i no virus, no mask dilagarono presso i mass media italiani. Mass media italiani, cantori del potere, perché era evidente che questi soggetti no virus, no mask non rappresentassero la maggioranza del popolo italiano, ma solo una microscopica, molto marginale e microscopica minoranza, a cui però i mass media italiani diedero una spropositata eco mediatica. Ecco, la loro funzione, a mio avviso, era di far apparire le forze politiche di governo in sostegno al governo Conte 2, ossia PD, Movimento 5 Stelle e Leo, come persone buone e ragionevoli, e non come quei feroci pianificatori d'offensive batteriologiche. Avendo il governo Conte 2 fatto entrare e circolare il virus in prima ondata, avendo voluto volutamente perdere il contatto sulle persone che entravano in Italia da tratte intermedie, quindi che provenivano dalla Cina o da paesi limitrofi alla Cina, che entravano in Italia da tratte intermedie. Il governo Conte 2 ne volle volutamente perdere il controllo. Molti media ne fecero anche menzione, pochi media ne fecero menzione di questo allarme, ma nessuno praticamente ne tenne conto. Il governo Conte 2 quindi ebbe a cagionare, a mio avviso, un'epidemia da contagi di ritorno, poi successivamente, dopo luglio, dopo il minimo dei contagi che raggiungemmo in Italia, il minimo nel 2020 grazie al lockdown, e non si pose alcun interesse il governo Conte 2 nell'arginare la curva epidemica sino ai primi di novembre 2020. 8. Non risulta che nessun mass media italiano nell'autunno e inverno 2020 fece alcuna domanda logica o critica sulla gestione Covid-19, nemmeno una tra quelle che appaiono nella bloggata di Arbeit der Covid Magdic Frey. Il link per espandere questo tema lo trovate ovviamente nella mia bloggata. A riprova questo che le linee editoriali in mass media italiani erano tutte omogenee e coeve, e quindi ebbero persino a celare al popolo italiano l'esistenza della seconda ondata Covid nell'autunno-inverno del 2020, che era stata prevista dalla scienza in giugno. Vi invito, circa il ruolo dei mass media, ad andare a vedere i podcast precedente riguardo al ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19. Nel 2020 il governo Conte 2 deportò 34.154 immigrati clandestini, il 95.9% degli italiani morti di prima ondata, 35.586. Nel 2020 sono stati persi quasi 900.000 posti di lavoro, ma nel 2021 il governo Draghi deportò circa più 5.000 afghani e 32.806 immigrati clandestini, pari ai morti italiani dal 15 febbraio 2021, circa 37.507. Ora, 13 agosto 2021, c'è un link dell'agency, dal 1 gennaio 2021 sbarcati 32.806 immigrati clandestini e quasi più 3.700 solo nel 2021. Serve, seconda ulteriore condizione, un demografo o un economista che pensi che sia bene che i vecchi muoiano perché consumano pensioni e sanità, e che questo demografo o economista nasconda la sostituzione etnica con l'assioma liberale della libertà di circolazione. Ci sono almeno un paio di economisti di scuola liberale ed un demografo come indiziati. Ecco, andate in YouTube a vedere quello che raccontavano prima del 22 febbraio 2020. Ecco, vi si accapponerà la pelle nel vedere cosa raccontavano tali persone in epoche non sospette. Io non posso segnalare alcun nome in quanto non sono a conoscenza dell'esistenza o meno di buoni rapporti con il Movimento 5 Stelle e Leo e PD, per cui se siete curiosi andate in YouTube e scopritelo da voi.
questi soggetti, ecco, lo sono certamente in alcuni, in buoni rapporti indiretti con il PD, ma non avendo mai perorato la nascita della CED De Gasperi, si va a scorrere le dichiarazioni prima appunto del 22 gennaio 2020. Appunto, questi soggetti non hanno mai perorato l'idea della CED De Gasperi, proprio come il PD, come il Movimento 5 Stelle e come il LeU. Alcuni di questi economisti o demografi assieme al PD sono anche stati finanziati da Soros. 15 ottobre 2019 ADN Cronos, ecco i finanziamenti di Soros ai movimenti e ONG in Italia, radicali e PD. Serve poi un economista keynesiano che pensi che i consumi degli immigrati clandestini possano far ripartire l'economia italiana, senza curarsi delle ragioni di scambio dei saldi della bilancia commerciale e dei pagamenti. Ecco, a questa incognita, che esprime una mia opinione alla ricerca dei mandanti, io andrei a segnalare, a mio avviso, Prodi, perché è un economista di scuola keynesiana. Quindi a questi assiomi mitologici keynesiani: A. Nel lungo periodo siamo tutti morti. B. Esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. C. Inflazione è una cosa positiva. D. Le curve di offerta sono sempre elastiche. Le curve di offerta sono sempre rigide. E poi E. Non esistono i mercati saturi. È stato capo del PD, il governo D'Alema ha fatto una legge sulla protezione umanitaria nel 1999, ecco, ma i successivi governi Prodi non l'hanno mai cancellata. Una legge infame, che non ha uguali in tutta Europa, che non ha radici storiche, perché l'Italia non ha responsabilità coloniali in Africa, essendo l'Italia nata nel 1871 e fu fuori dall'Africa dal 1941, mentre il colonialismo nacque nel 1492 e terminò verso il metà degli anni 70. La legge prodiana della protezione umanitaria non ha alcuna logica prospettica, perché sta detonando in faccia all'Italia una bomba demografica africana. Oggi da 1,3 miliardi di persone, nel 2050 2,4 miliardi di persone, quindi due Cine in Africa. Prodi fu anche quello che propose la nascita del governo Conte 2 con l'alleanza PD più Movimento 5 Stelle. Prodi non ha mai perorato per l'Africa una politica di controllo demografico. Prodi è un comunista, fu presidente della UE, ma non invocò mai la CED De Gasperi, anche solo per iniziarne un dibattito. Quindi Prodi non ebbe mai a recuperare il pensiero della DC, della buonanima di De Gasperi. Questo suo silenzio, a mio avviso, è di palese dimostrazione che è un cattocomunista leninista. È palese in Prodi poi la totale incomprensione del climate change. Suo fratello qualche annetto fa diceva che non c'era il cambiamento climatico. E infatti nei discorsi prodiani passati e presenti non compare mai il problema della bomba demografica africana e del fatto che questo problema, noto dai primi del 1900, del decennio del 1990 con le proiezioni demografiche ONU e poi rinnovato nei primi anni del XXI secolo, ecco, il problema della bomba demografica africana si legherà in modo insolubile in Africa con i danni dal cambiamento climatico in Africa e quindi creerà nel XXI secolo contesti esplosivi per gli europei. Ecco, questi discorsi Prodi non li ha mai fatti. Prodi è amico di Soros. 15 novembre 2016, Secolo d'Italia. C'è George Soros, amico di Prodi, dietro le manifestazioni anti-Trump. 19 giugno 2017, La Voce del Trentino. Tutti i misteri di George Soros, il pirata della finanza, amico di Prodi. A Prodi non è mai piaciuto un euro forte. Euro come moneta solida. 3 marzo 2014, Fatto Quotidiano. Prodi è contrario al cambio forte euro sul dollaro. Qui vi ho linkato una fonte inquinata, però a mio avviso è linkabile perché è proveniente da tempi non sospetti. Serve un cattolico che pigi sull'empatia e la colpa dei cristiani e dei ricchi, incartando la sostituzione etica in altro modo per nasconderla al popolo italiano. Chi è colui che detta la linea editoriale di TV 2000 Avvenire Famiglia Cristiana? Chi è colui che ha sempre perorato l'invasione e l'accoglienza in Italia ed in Europa?
che è colui che ha sempre negato, anche nella sua enciclica, il fatto della sovrappopolazione in Africa? Chi è colui che ha sempre negato, anche nella sua enciclica, il fatto che in prospettiva i danni del cambiamento climatico si legheranno indissolubilmente alla questione della sovrappopolazione in Africa? Chi è che non ha mai pregato su TV 2000 e chiesto di pregare ai fedeli per gli italiani e le altre persone del mondo che soffrivano e poi morivano in letti d'ospedale in prima ondata Covid? Che è colui che in un contesto epidemico in divenire diede via le mascherine donandole alla Cina, paese produttore di mascherine, infischiandosene delle necessità di sacerdoti, suore, monaci in Italia, non di clausura, con un'età media assai avanzata, perché all'epoca, nel 2020, l'Italia non era un paese produttore di mascherine. Punto di domanda. Che è colui che scriveva pubblicamente ai giovani di star vicini perché la prossimità è gioia mentre si varava il distanziamento sociale in prima ondata? Chi è che il 24 gennaio 2021, con 2.4 milioni di italiani infetti di Covid ed 85.000 morti italiani di Covid, e nel mondo 112.9 milioni di infetti Covid e oltre 2.3 milioni di morti Covid già accatastati, alla data del 24 gennaio 2021, ecco, chi è che non spendeva pubblicamente nemmeno una parola di preghiera per gli italiani morti di Covid, quanto per le altre persone morte di Covid nel mondo e per tutte le persone che soffrivano nei letti d'ospedale in Italia e nel mondo? Ma chi è che pigiava sulla morte di freddo di un immigrato clandestino nigeriano a Roma? Che è colui che ha sempre perorato la sostituzione etnica degli italiani nella curva demografica italiana? 4 luglio 2020, Vatican News, Vaticano invoca la sostituzione etnica degli italiani. Da questa fonte è inquinata, però è linkabile perché afferma una cosa che è già nota. Ecco, se andate a rispondere a tutte queste domande, troverete che è facile. La persona che corrisponde a questo profilo perfetto è Bergoglio. A mio avviso serve un virologo e un infettivologo capaci di capire dagli studi preliminari fatti sul Covid dell'epidemia di Wuhan che il virus colpiva più gli anziani dei giovani, un'ottima opportunità per sfruttare il virus come un forno crematorio ambulante in Italia. Ecco, è possibile che vi sia un infettivologo e un virologo maligno, ma è anche possibile che un infettivologo e un virologo benigno, le cui informazioni siano state utilizzate per il male degli italiani, cioè un soggetto in perfetta buona fede, l'oscuro di tutto, le cui tesi inizialmente diffuse come un allarme per contenere con un blocco di Schengen una minaccia contro il popolo italiano, ecco, le sue allarmi e le sue tesi, che erano corrette, sono poi state sfruttate per tagliare il costo prospettico del welfare state, creando appunto una nuova base elettorale per PD, Movimento 5 Stelle e LeU, con la sostituzione etica e Ius Soli, sotto l'etichetta propagandistica dell'assioma liberale della libertà di circolazione delle persone. Ora, dati insufficienti da internet per evidenziare indizi su H0 oppure H1. Serve qualcuno a cui stia sul cazzo l'euro, un default italiano o un Italexit sarebbe un bel botto per l'euro come seconda valuta di conto internazionale dopo il dollaro. Costui deve avere interesse a che il piano di sostituzione etica sia portato a buon fine, così i modelli econometrici gestirebbero stupidamente una piramide demografica più bassa, meno costi di pensione e sanità, maggiori propensioni al consumo con attese di PIL future più elevate. È utile che costui sia interessato, male che vada, ad una caduta del corso dell'euro rispetto alle altre valute a fronte di un default italiano. Ecco, a mio avviso la persona di cui stiamo parlando è proprio Soros. 12 settembre 2016, Project Syndicate, salvare i rifugiati per salvare l'economia europea, poi finanziava Movimento 5 Stelle. 6 dicembre 2013, Euronews, Grillo e lo speculatore George Soros hanno le stesse idee sull'euro. 4 gennaio 2018, giornale, così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti in Movimento 5 Stelle. 7 ottobre 2019, fanpage, Soros finanzia Movimento 5 Stelle. Poi Soros finanzia il PD tramite gli eurodeputati. 4 maggio 2017, ADN Kronos, Grillo, che ci faceva gentiloni con Soros. 19 ottobre 2018, stampa, gli eurodeputati PD sono finanziati da Soros.
Attenzione, qui c'è una fonte inquinata, però è linkabile perché proviene da tempi non sospetti. Soros finanziava con 2 milioni di dollari il pensiero di Bergoglio, sovvenzionando i gesuiti. 19 settembre 2020, il tempo. Quel legame da 2 milioni di dollari tra Soros e Papa Francesco, l'ungherese finanzia i gesuiti. Soros nel 2016 strinse con Bergoglio una più stretta influenza in Chiesa Cattolica per appunto influenzare le decisioni, le elezioni USA. 1 settembre 2016, Catholic News Agency, Soros Money Tried to Exploit Pope's U.S. Visit to Influence 26 Elections. È interessante che ad Assisi Conte, il capo del governo Conte II, dai gesuiti, proprio dai gesuiti, disse 4 ottobre 2020, giornale di Sicilia. Da Assisi disse, Conte disse, dopo l'emergenza l'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. Soros investì denari nel laboratorio di Wuhan, anche se non se lo comprò. SEC, Soros ebbe a investire denari nel laboratorio cinese di Wuhan, questo diceva SEC. Poi abbiamo Pointer, un sito che affrontava e smantellava le bufale, in cui di appunto c'è il link in cui afferma, si dimostra che George Soros ebbe a investire in Vuxi, sì, proprio quel laboratorio lì da dove è uscito il Covid. Però Soros non se l'era comprato il laboratorio, aveva solo investito in un progetto non ben definito. Tutto questo non dimostra che SARS-CoV-2 sia stato ingegnerizzato geneticamente da Soros, ma è insolito che Soros abbia messo soldi proprio a Wuhan, con 1 miliardo di altri posti possibili in cui poteva mettere denari. È insolito che Soros abbia messo denari proprio a Wuhan e proprio nel laboratorio cinese di Wuhan. È insolito che Soros abbia messo denari proprio a Wuhan, proprio nel laboratorio cinese di Wuhan, sì, proprio su quello laboratorio su cui si sono sparse dicerie poco felici su una perdita e un'uscita del Covid. È insolito che Soros abbia finanziato non si sa bene cosa nel laboratorio di Wuhan. È invece molto interessante che Soros abbia finanziato non si sa bene cosa nel laboratorio di Wuhan. Mi è chiaro cosa stessero facendo nel laboratorio di Wuhan, di cui non è chiaro se i vertici cinesi sapevano cosa stessero smanettando in quel laboratorio di Wuhan. Ed è interessante che SARS-CoV-2 attacchi in modo assai selettivo più gli anziani e i malati. Il virus H1N1 della spagnola colpiva duro nel grosso della popolazione, risultando però meno virulento su anziani e bambini. Inoltre, 7 marzo 2022, Imola Oggi, Palù. In SARS-CoV-2, nel gene che produce la proteina spike, appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici, vegetali, sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa 1 su 1 trilione. 1 marzo 2023, TGCOM 24, COVID, il direttore dell'FBI, molto probabile l'origine in un laboratorio cinese. La probabilità di 1 su 1 trilione è, a mio avviso, oltre ogni ragionevole dubbio, quindi per SARS-CoV-2 citofonare direi Soros e suoi amici di merende. Soros è un gestore di patrimoni, è abituato a splittare i portafogli per immunizzarsi da eventi. Soros tratta titoli privati e pubblici quanto valute. Soros in passato ebbe già ad attaccare l'Italia per il suo alto debito pubblico nella crisi dei debiti sovrani quanto nella crisi ECU. 7 giugno 2012, The Conversation, ultimatum di Soros alla UE, 90 giorni per risolvere la crisi dei debiti sovrani in UE. 17 settembre 2020, investire BITS, la crisi del 1992 quando Soros buttò l'Italia fuori dallo SME. George Soros lanciò un attacco violento alla lira e alla sterlina, costringendo l'Italia e l'Unione e la Gran Bretagna a uscire dallo SME. Se ve lo ricordate, in Gran Bretagna il primo ministro inglese aveva deciso di far passare, non opporre nessuna resistenza al virus di Wuhan, perché a suo avviso si sarebbe potuto raggiungere la immunità di gregge, trascurando però il fatto di dire che il virus di Wuhan era un coronavirus e i coronavirus per loro natura mutano. Ho detto già tutto, fate un po' uno più uno, ora non spetta a me indicare se ci siano rapporti anche in Gran Bretagna con Soros, ma indubbiamente i sospetti si sono fondati. Soros,
Quindi questa cosa la lascio come input agli amici britannici se vogliono andare a scavare. Soros finanzia Le Hong per deportare immigrati clandestini in Italia. 6 aprile 2018, Money, perché George Soros finanzia l'arrivo degli immigrati in Italia. Soros vuole che l'Italia diventi un campo profughi di immigrati africani. 3 giugno 2018, The Guardian, George Soros dice che la UE dovrebbe dare denari all'Italia per l'immigrazione dall'Africa. Soros non ha mai parlato della CED di De Gasperi. Soros è un americano anti-euro. Soros mente spudoratamente sui rapporti Occidente e Russia. Infatti la Russia non ha mai attaccato l'Europa sul tema Ucraina. Ecco, semmai è la NATO e la UE che hanno attaccato la Russia. Confrontare con quanto detto al professor Mersheimer, che di guerra fredda ne capisce assai di più della lingua biforcuta di Soros. E qui trovate il link sul pensiero del professor Mersheimer circa la crisi in Ucraina nel 2014. Il video è del 2014, quando Mersheimer andò in Germania, a Berlino, a fare una conferenza. Infatti Soros supporta la dottrina democratica Theo Dem. 10 aprile 2020, politico, Soros ebbe a pompare più di 28 milioni di dollari nel Partito Democratico per i gruppi del 2020. 28 gennaio 2021, sempre su politico, vediamo che Soros mise 125 milioni nel Super PAC per le elezioni di midterm per quanto riguarda i democratici. Quindi, in buona sostanza, esiste una relazione logica tra Soros e i democratici Theo Dem, tra Soros e il laboratorio di Wuhan da cui è uscito SARS-CoV-2 e tra i democratici Theo Dem e la guerra in Ucraina. Esistono quindi tutte relazioni logiche rintracciabili da notizie di giornale con data, titolo della fonte, link e titolo e il link ovviamente per espandere la notizia. Serve qualcuno annesso alla gestione del debito pubblico che ritenga che sotto una pandemia una enorme catasta nazionale di morti e contagiati sia una buona scusa per fare default. Un'impossibilità sopravvenuta a pagare i debiti pregressi per sodomizzare BCE. Sistema finanziario francese. Hollande aveva mire sui 400 miliardi libici in Unicredit, forse li voleva spostare, forse si voleva tutelare dall'esposizione finanziaria francese di circa 290 miliardi sul debito pubblico italiano. Punto di domanda? Ecco, chi è che ha lavorato in Banca Italia della BCE e che conosce il problema del debito pubblico italiano e dove è stato collassato? Chi è che conosce benissimo il calo della produttività e il declino economico dell'Italia e le sue cause? Chi ha varato la riforma Caltabia che stronca l'azione penale in itinere? Mentre avrebbe potuto segare un livello di giudizio penale e civile equiparando i livelli di giudizio a due gradi come accade in Europa. È fallimentare la gestione del governo Draghi nell'epidemia Covid-2021 che ha causato più 80% di infetti e più 92% di decessi in Italia che si sarebbero potuti evitare se la gestione dell'epidemia Covid fosse stata come in Giappone e in Australia nel 2021. Ecco, non è unto dal signore Draghi, ma è unto dal PD, Movimento 5 Stelle e Leo, e perora le stesse posizioni politiche di sostituzione etnica del popolo italiano. 15 dicembre 2021, ANSA, Draghi, la UE deve essere all'altezza dei suoi valori sul tema dei migranti, quindi non era favorevole ai respingimenti assistiti, Draghi. 6 dicembre 2021, ANSA, nel campo di Lesbo a Grecia, Bergoglio, chiusure e nazionalismi portano al disastro. 5 dicembre 2021, TGCOM 24, isola di Lesbo, Grecia, Bergoglio, Mediterraneo, cimitero senza lapidi, fermiamo il naufragio di civiltà. 3 dicembre 2021, ANSA, Bergoglio, i lager del XX secolo ci sono anche oggi per i migranti. 28-11-2021, Messaggero, Bergoglio condanna la crisi dei migranti in Bielorussia, troppi migranti muoiono in Europa. 15 novembre 2021, ANSA, Mattarella, sconcertante quanto avviene ai confini dell'Europa. 12 novembre 2021, Fanpage, Draghi chiede a UE un accordo sugli sbarchi dei migranti, quindi Draghi non voleva i respingimenti assistiti come faceva la Polonia. 10 novembre 2021, Avvenire, appello dei vescovi, Bergoglio invoca l'accoglienza del cuore per i migranti alle frontiere polacche. Attenzione, fonte inquinata, l'incapile perché afferma di una cosa già nota e peraltro non
non evidenzia il fatto che gli ucraini erano profughi di guerra, si spostavano per il bombardamento, ma poi volevano ritornare a casa loro in Ucraina. 24 ottobre 2021, Euronews Bergoglio: vuole l'accoglienza non stop e nessun respingimento assistito in Libia di immigrati clandestini. 22 ottobre 2021, ANSA: Draghi, nessun muro ai confini UE, energia, difficile rinunciare subito al gas. 29 settembre 2021, Vatican News: Papa, avanti senza pregiudizi, non chiudere le porte alla speranza dei migranti. 3 settembre 2021, Avvenire: Draghi, incalza la UE, accolga i profughi afghani. 31 agosto 2021, Euronews: l'UE aiuta i paesi vicini dell'Afghanistan per evitare esodi in UE di migranti. 29 agosto 2021, Giornale: Mattarella, UE assente, sconcertante il no della UE all'accoglienza afghana. 28 agosto 2021, ADN Cronos: Di Maio, Italia, primo paese UE per evacuazioni con 5.000 persone portate in Italia, 5.000 afghani. 21 agosto 2021, ANSA: Grecia alza muro anti-migranti di 40 km al confine con la Turchia per bloccare possibile ondata di profughi dall'Afghanistan. 8 febbraio 2021, Rai News: Bergoglio, la demografia italiana si raddrizza con canali umanitari prioritari, cioè sostituzione etnica degli italiani. Il governo Draghi ha innescato e fatto detonare l'ondata Covid da variante indiana Delta per mancato presidio dei confini. Ha fatto entrare e circolare in Italia la variante Omicron, mentre in Australia e in Giappone erano infetti zero. E poi Draghi ebbe a togliere perfino l'obbligo delle mascherine. E infatti, chi è che non ha mai posto il problema di arginare i contagi in Italia nel 2021? Il governo Draghi. Chi ha mantenuto Schengen aperto in Italia dal 13 febbraio 2021? Governo Draghi. Chi ha varato il Green Pass, che non serve a un cippo di cazzo, come dimostra il confronto con Giappone e Australia in termini di contagi? Il governo Draghi. L'Italia poteva fare a meno dell'ondata di Covid da variante Delta indiana? Sì. Si sapeva che SARS-CoV-2 da variante Delta indiana era virus aerobico e parzialmente bucava i vaccini attualmente noti, ed era ancora più contagioso di SARS-CoV-2 variante inglese Alfa? Il governo Draghi. Chi ha tolto le quarantene per poter entrare in Italia? Il governo Draghi, proprio come Conte e il governo Conte 2 nel dicembre 2020, che rimosse un minimo di difesa alle frontiere e fece entrare così la variante inglese in terza ondata. Chi ha fatto entrare SARS-CoV-2 e variante indiana Delta in Italia 2021? Il governo Draghi. Chi ha tolto l'obbligo dell'uso delle mascherine in Italia alla fine della primavera 2021? Il governo Draghi. Chi ha fatto entrare per mancato presidio delle frontiere e circolare per rimozione dell'uso delle mascherine la variante Delta indiana in Italia, creando un contesto favorevole alla circolazione di Covid-19? Il governo Draghi. Chi ha chiuso la campagna vaccinale Covid il 16 agosto 2021 ed ha chiuso gli hub vaccinali quando serviva una terza dose? Il governo Draghi. Chi ha mandato sotto scorta il magazzino del generale Figliolo degli stock dei vaccini perché si chiudeva gli hub vaccinali? Il governo Draghi. 9 dicembre 2021, ADN Cronos: generale Figliolo dice scorte vaccini in Italia scarse, in arrivo 2 milioni di dosi da Pfizer. 22 dicembre 2021, Today: corsa ai vaccini ma scarseggiano le scorte di Pfizer e Moderna per la terza dose. Chi ha raccontato cazzate tonanti in settembre e ottobre 2021 sull'Italia fuori dalla pandemia? I mass media italiani, esattamente gli stessi che nell'estate 2020 ebbero a spacciare propaganda e disinformazione negando l'esistenza di una seconda ondata Covid e protessero l'offensiva batteriologica del governo Conte 2 in autunno-inverno ai danni del popolo italiano. Mass media italiani che sostennero il governo Draghi e nascosero la procurata epidemia di quinta ondata Covid da variante Delta indiana fatta esplodere dal governo Draghi ai danni del popolo italiano. Chi non ha voluto mettere l'obbligo vaccinale in Italia? Il governo Conte 2, ma anche il governo Draghi. Chi ha fatto entrare in Italia Covid-19 variante Omicron? Il governo Draghi. Chi ha seminato astio nella popolazione italiana dando contro ai coglioni Novax, istigando nella mente dei vaccinati che i coglioni Novax fossero untori Covid-19,
per scatenare una guerra tra appestati e celare le proprie responsabilità governative di procurata epidemia al popolo italiano? Ecco i mass media italiani inquinati che protestano l'offensiva batteriologica del governo Draghi, il quale per bocca del ministro della Sanità Speranza ebbe a scaricare le colpe del governo Draghi sul segmento di popolazione italiana Novax, un fenomeno storico quello di Novax che è sempre esistito sia dall'invenzione dei vaccini dei primi del 1900, quindi del secolo scorso. Serve un esterno oppure uno di cui sopra in buoni rapporti con PD, Movimento 5 Stelle e LeU per far passare il piano di rigenerazione dell'Italia. Ecco, Mattarella in ottimi rapporti con il PD e con LeU. 29 gennaio 2015, Fatto Quotidiano. Sì, unanime del PD a Mattarella. Mattarella in buoni rapporti con Movimento 5 Stelle, ha perorato il governo Conte, Conte 2 e Draghi. 22 agosto 2019, Sole 24 ore, Mattarella chiede a Di Maio, Movimento 5 Stelle, Zingaretti PD, la volontà di formare un governo. 13 gennaio 2021, AGI, Mattarella ha chiesto a Conte di uscire in fretta dall'incertezza sul futuro del governo. 3 febbraio 2021, Fatto Quotidiano, Mattarella sceglie un governo del presidente e convoca Mario Draghi. Mattarella ha sempre sostenuto la politica catto comunista della sostituzione etnica degli italiani. 3 marzo 2016, AGI, Mattarella, Italia, all'avanguardia della solidarietà. 3 giugno 2016, AGI, Mattarella, Lampedusa, porta dell'Europa. 19 agosto 2016, Fatto Quotidiano, Mattarella, le migrazioni non si risolvono con un cartello vietato l'ingresso. 9 marzo 2017, Sole 24 ore, Mattarella, alzare muri e fuga da responsabilità. 9 maggio 2017, Fatto Quotidiano, Mattarella, solidarietà con i migranti frenata da intolleranza. 4 luglio 2018, ANSA, Mattarella visita l'Estonia e nel discorso perora l'accoglienza degli immigrati clandestini in Estonia. 12 luglio 2018, Fatto Quotidiano, 9-18, Mattarella chiama Conte e poi ordina sbarco dei 67 immigrati clandestini pirati. 14 agosto 2019, Friuli, Mattarella firma con riserva il decreto sicurezza bis, quindi c'è proprio il rifiuto di Mattarella ai respingimenti assistiti. 20 giugno 2020, AGI, Mattarella, l'Italia accoglie i migranti, servono programmi mirati. 21 agosto 2021, ANSA, Brescia alza il muro anti-migranti 40 km al confine con la Turchia per bloccare possibile ondata di profughi dall'Afghanistan. 28 agosto 2021, ADN Cronos, Di Maio, Italia, primo paese UE per evacuazione, 5.000 afghani portati in Italia. 29 agosto 2021, giornale, Mattarella, UE assente, è sconcertante il no della UE all'accoglienza afghana. 8 novembre 2021, ANSA, von der Leyen, paesi UE estendono sanzioni a Bielorussia per attacco ibrido. 15 novembre 2021, ANSA, Mattarella, sconcertante quanto avviene ai confini dell'Europa. 26 febbraio 2023, Open, naufragio di Cutro, Mattarella, l'UE si assuma le sue responsabilità sui migranti. 17 aprile 2023, Modena 2000, Mattarella, la UE superi regole della preistoria. Quindi Mattarella ha sempre sostenuto la politica di rigenerazione. Mentre il CTS, in date precedenti al 28 febbraio 2020, dava per assodato la circolazione di SARS-CoV-2 in Italia, Mattarella negava tale evento e celava alla popolazione italiana la grande minaccia Covid. 28 febbraio 2020, Messaggero, all'ADI 51 di Covid. Mattarella, basta paure irrazionali. Nel frattempo a Ginevra saltava il salone dell'auto. Ecco, dov'era Mattarella quando non si metteva in quarantena la gente di Alzano Lombardo e Nembro? Dov'era Mattarella quando PD, Movimento 5 Stelle e LeU dilapidavano le mascherine regalandole alla Cina? La Cina è un paese produttore di mascherine, sottraendo all'interesse nazionale italiano in un contesto di epidemia in rapida espansione? Dov'era Mattarella quando Conte andava al CNN a dar la colpa all'ospedale di Cologno di aver asperso il Covid-19 con la sua gestione poco prudente? Quando in realtà, come si vede dai verbali del CTS, il coronavirus già circolava al nord. Perché Mattarella ha perorato sempre nel suo mandato l'invasione di più 700.000 immigrati clandestini in Italia durante tutto il suo mandato?
Dove era Mattarella quando Bergoglio è entrato a gamba tesa nella politica italiana? 23 febbraio 2020, Repubblica. Bergoglio e i leader populisti seminano odio come negli anni 30. Dove era Mattarella quando a fine 2020 il governo Conte 2 non aveva portato nemmeno una licenza di vaccino all'adenovirus in Italia? Dove era Mattarella quando la UE firmò contratti di merda d'acquisto in consorzio con Big Pharma? Punto di domanda. Perché Mattarella si è vaccinato con Moderna da 18 euro e non con AstraZeneca da 1,78 euro? Punto di domanda. Perché Mattarella non si è mai espresso sulla necessità di chiudere Schengen per ragioni di sicurezza nazionale? Perché Mattarella non si è mai espresso sulla necessità di fare respingimenti assistiti sugli immigrati clandestini per ragioni di sicurezza nazionale? Punto di domanda. Perché Mattarella non si è mai espresso per arginare la disinformazione che i mass media cattocomunisti hanno sparsa nell'estate 2020 sull'inesistenza della seconda ondata in autunno-inverno 2020? Punto di domanda. Perché Mattarella non si è mai espresso per arginare la disinformazione che i mass media cattocomunisti hanno sparso in agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021 sulla balla che l'Italia fosse fuori dall'epidemia Covid-19? Dove era Mattarella quando il governo Draghi chiudeva gli hub vaccinali ad agosto 2021? Sino a metà novembre 2021, quando dal 14 settembre 2021 già si sapeva che per arginare la variante Delta indiana serviva un booster? Punto di domanda, dove era Mattarella, eh? Perché Mattarella non si è mai espresso sull'obbligo vaccinale? Dove era Mattarella? Perché Mattarella non bloccò le decisioni del governo Conte 2 in dicembre 2020 di togliere un minimo di controlli alle frontiere e della volontarietà dell'autosegnalazione per chi rientrava dalla Gran Bretagna, a decisioni folli che causarono la detonazione della terza ondata da variante inglese? Dove era Mattarella? Perché Mattarella non ha mai guardato al Giappone come modello a cui l'Italia avrebbe dovuto ispirarsi? Dove era Mattarella? Servono i mass media guida PD, Movimento 5 Stelle, Leo e Forza Italia in modo che l'informazione sia omogenea e coeva ed avulsa dai fatti. Ecco, io qui non ve lo sto a raccontare ulteriormente perché se volete potete andare a espandere la bloccata nel link che trovate in descrizione oppure andare a visionare il podcast specifico che ho fatto sul ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19. Ecco. Che cos'altro vi posso dire? Dunque, questo è più o meno la situazione delle incognite per quanto riguarda la questione della risoluzione delle incognite. E andando a utilizzare internet come un database management system si ritrovano una serie di fatti accaduti e di dichiarazioni che, se poste a sistema in relazione alle opinioni sulle incognite del contratto segreto, ecco, si ritrovano però dei fatti che calzano benissimo con le incognite attese. Quindi, se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente un'anatra? Punto di domanda. Ecco, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.